al di là delle immagini che si producono, di fatto quello che mi sembra sempre più importante è il valore che hanno i progetti che stiamo facendo, no? Cioè il valore nel senso dell'impatto che hanno, del bisogno che hanno. Nei paesi del nord un po' questa attenzione, no, a illuminare un elemento, una lesena oppure un elemento archeologico, così si capiva e ti dava la possibilità di leggere, no, che nella città ci sono tante altre cose e non era soltanto la luce tecnica che appiattisce l'edificio, no? Quindi Woody nasceva da quell'idea un po' più chirurgica, quindi ai grappoli li associo insieme perché posso regolarli. Quest'idea che non fosse un elemento statico ma fosse tutto sommato la sua composizione, anche quando li hai mossi tutti tiene ancora, no? Non ha bisogno di una sua posizione precisa per guardarlo bello, no? Cioè Woody, tutta la gamba funziona nelle modalità per l'uso che se ne fa e per che cosa deve fare. C'è un bisogno di produrre oggetti nuovi che in qualche modo dentro a questo prodotto ci siano tante cose, no? Come il tema energetico, il tema della produzione, il tema del costo. E il Woody, tutto sommato, è questo. Un oggetto nasce in un modo perché è disegnato, ma dietro anche una tecnologia che lo fa uscire così. Siccome era nato come il principio del violino, perché il violino nasce come il violino, la viola, il violoncello, è una famiglia, no, di strumenti che assolvono ruoli diversi ma che nascono poi in un certo senso sono tutti uguali e nello stesso tempo sono tutti diversi. Va reinterpretata anche la luce non tanto in termini quantitativi ma in termini qualitativi. Forse va data un'interpretazione alla luce delle città.